Caloriferi abbassati, lampade a LED e docce a pagamento sono solo alcuni dei provvedimenti adottati dai gestori di piscine in tutta Italia. La parola d'ordine è risparmio, ma i costi di luce e gas pesano sui bilanci degli impianti natatori e c'è chi si è visto costretto ad interrompere ogni attività. Tanti, d'altra parte, gli imprenditori che cercano di andare avanti nella speranza che possano arrivare contributi da parte dei comuni di riferimento. Siamo ripartiti forte, dobbiamo dire, grazie al buon lavoro dei nostri istruttori di quest'estate, dove abbiamo anche rivoluzionato un po' la scuola nuoto. Abbiamo avuto un grande seguito e questo ci dà una mano, però adesso arriva il difficile, che è pagare le bollette. Abbiamo chiesto un contributo ai nostri associati alzando leggermente, ritoccando gli abbonamenti, e cerchiamo insomma di fare al massimo economia, efficientamento energetico, mettendo in atto varie tutto quello che possiamo insomma per risparmiare, e poi dobbiamo chiedere anche un contributo, insomma un aiuto all'amministrazione comunale che ci dia una mano per questo momento eccezionale che ci troviamo ad affrontare, per riuscire a concludere la stagione, insomma. Da parte del governo, ha proseguito Tombari, sono arrivati i contributi all'inizio dell'estate e siamo in attesa della seconda tranche che ci permetterà di proseguire l'attività per altri mesi. Invece all'amministrazione comunale è stato presentato il prospetto dei consumi adeguati alle nuove tariffe. Quanto si aggirano le vostre bollette? Normalmente lo scorso anno erano sui 7-8 mila euro al mese, quest'anno le proiezioni ci portano con bollette triplicate sui 27-30 mila euro nei mesi più duri, che sono gennaio e febbraio, e poi man mano caleranno insomma qualcosina, però è un esborso molto molto grande per una società come la nostra, insomma, doverlo affrontare da sole. Avete chiesto anche di ritoccare le tariffe al comune di Fano? Sì, nel colloquio che stiamo avendo con il comune abbiamo richiesto appunto di poter ritoccare le tariffe, quelle che sono per il nuoto libero e l'affitto delle corsie, che sono tariffe vecchie, che sono su altri tempi, insomma, non al giorno d'oggi, non possono stare in piedi al giorno d'oggi. Però state attendendo una risposta? Stiamo attendendo una risposta in merito.